Dottor Vincenzo De Luca. Di essere fedele alla Repubblica, di osservarne realmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. La prima giornata romana da viceministro di Vincenzo De Luca è iniziata così, col giuramento ieri sera dinanzi al premier Enrico Letta e con un briefing successivo col ministro Lupi, titolare del Dicastero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e i sottosegretari Rocco Girlanda ed Erasmo D'Angelis. Ora bisognerà attendere l'ufficialità delle deleghe, anche se da indiscrezioni De Luca potrebbe avere quelle alle infrastrutture ferroviarie e al trasporto pubblico locale. Intanto, come previsto dalla legge, De Luca non potrà mantenere il doppio incarico e dunque dovrà lasciare quello di sindaco. L'ipotesi più probabile, come anticipato ieri, è quella della decadenza, che assicurerebbe la continuità della giunta comunale ed eviterebbe lo scioglimento del consiglio. I poteri in questo caso passerebbero al vice sindaco. Dunque ora la partita è tutta su questa nomina. Si va evidentemente verso un rimpasto della giunta. Già ieri, nell'incontro avuto con gli assessori e i suoi più stretti collaboratori, De Luca ha di fatto cominciato a preparare il terreno. Il toto vice sindaco è cominciato. Rumors provenienti da Palazzo di Città indicano in Savastano un possibile candidato. C'è chi lancia il nome di Ferdinando Argentino, chi quello di Bonavitacola, che tuttavia dovrebbe dimettersi per la stessa legge da parlamentare. Un fatto è certo: tutto avverrà in tempi brevi, anche per evitare di prestare il fianco all'opposizione sulla questione del doppio incarico. Ma tutto avverrà anche nel segno della continuità. I programmi di lavoro per Salerno resteranno invariati, ha spiegato ieri De Luca. Metropolitana, in primo luogo, credo che questa sarà la prima iniziativa che cercherò di prendere, cioè venire a capo del problema metropolitana, e poi l'aeroporto di Salerno-Pontecagnano, il sistema portuale, il collegamento fra comune capoluogo e università. E questa mattina al neo viceministro sono arrivati anche gli auguri di Edmondo Cirielli, che da salernitano esprime soddisfazione, dice, per il ruolo strategico che è stato affidato a De Luca e che, sono certo, sottolinea Cirielli, ricoprirà con attenzione particolare per la nostra provincia e l'Italia meridionale. Non poteva mancare una stoccatina. Cirielli infatti si dice felice per il fatto che De Luca, scrive, abbia finalmente cambiato idea sull'aeroporto e che sia disponibile ad impegnarsi. La provincia di Salerno e la Camera di Commercio, ricorda Cirielli, negli ultimi 4 anni con l'aiuto del governatore Caldoro hanno lavorato e profuso tutti gli sforzi possibili per il rilancio dello scalo, ottenendo la concessione definitiva, facendola inserire nel piano nazionale degli aeroporti, bandendo la gara per privatizzarlo. Abbiamo salvato, conclude Cirielli, il finanziamento stanziato che ora deve essere solo